Gentili lettori, buon pomeriggio. Prima di continuare il viaggio nella Termoli che non va, vogliamo proporvi altre domande. Secondo voi, il porto di Termoli e il viale dei Trabucchi negli ultimi 5 anni sono migliorati o meno? Lasciate un commento e nel frattempo venite con noi. Iniziamo dal primo bigliettino da visita, in particolare per i turisti che giungono al porto di Termoli. Come potete vedere, non è un bello spettacolo questa scalinata con le armature fuori. Noi non siamo tecnici e non ci permettiamo assolutamente di giudicare e di valutare la struttura se sia in sicurezza o meno. Oggi è aperta, quindi continuiamo a documentare solo la parte estetica. Continuiamo a filmarvi la parte del muro di contenimento del borgo antico di Termoli, altro bigliettino da visita per chi giunge a Termoli, in particolare al porto di Termoli. Questa situazione ormai è così immortalata da diverso tempo, siamo alle porte della primavera. La zona è stata giustamente messa in sicurezza. Dal porto di Termoli ci spostiamo sul viale dei Trabucchi. Siamo al di sotto del meraviglioso borgo antico di Termoli, ma rimane soltanto bello il borgo antico perché cosa c'è? Altro bigliettino da visita per i turisti. Noi lo chiamiamo muro di Berlino, guardate in che condizioni è. Lasciamo perdere il discorso depuratore perché ci sono delle novità in corso. E anche qui quest'altra parte del viale che giunge fino all'ultimo faro del porto di Termoli. Lo tratteremo in un video successivo. La superficie della zona pedonale, completamente devastata dalle intemperie, proprio qui c'era la, se vi ricordate, la vela che Madre Natura l'ha portata via. Andiamo avanti. Che contrasto e che brutto da vedere. Zona pedonale, vabbè, da rifare quasi, e buche, tubi fuori fatiscenti. Qua inizia lo spettacolo delle canaline. È davvero brutto questo posto. Potrebbe essere un gioiello, come abbiamo letto nei numerosi commenti dei nostri follower. Primo cestino per i rifiuti. Un cubo messo così, che non c'entra nulla a livello estetico, di fronte ad una meraviglia della storia di Termoli, il meraviglioso borgo antico. Ma andiamo avanti. Torre Tornola del XIII secolo, forse i nostri antenati nel XIII secolo avevano più cura di queste meraviglie storiche e architettoniche. Una transenna che non si abbina proprio al contesto storico-architettonico del luogo. E chiudiamo con lo stato di manutenzione dell'ingresso della scalinata interna del borgo antico. Altro bigliettino da visita per i turisti. Il trabucco che non c'è più, che rovina il colpo d'occhio del borgo antico di Termoli. Chissà per quanti anni ancora rimarranno le sue rovine incastonate nel mare e nella scogliera. Ci voragini in prossimità della pavimentazione in legno. Questa tavola, ci sto mettendo il piede sopra e mi trovo proprio sulla scogliera. È incredibile. Altri faretti danneggiati, ormai divelti dalla pavimentazione. Questi sono qui da molti anni. Finalmente arriviamo su uno dei simboli di Termoli, il bellissimo trabucco di Celestino che affaccia sul lungomare nord. La struttura in legno sulla spiaggia, guardate qui. Lo stato di manutenzione e di distruzione.
l'altra parte di ringhiera completamente diverta. Faccio un'altra panoramica. Per finire vi riprendo l'unica meraviglia rimasta in piedi nel corso degli anni, il trabocco o il trabucco di Celestino. Con la speranza e con l'augurio che questi luoghi che vi ho appena documentato possano rinascere, da Ezio Marrassi, Viale dei Trabucchi e Porto di Termoli, per ora è tutto, un saluto, a presto.